Ok, prego. Allora, pareggio importante contro la capolista che dà morale. Sì, pareggio importante, anche se potevamo vincere la partita come giustamente potevamo bere, però secondo me è stata una bella partita e meritavamo qualcosina in più. Cos'è mancato secondo te per arrivare alla vittoria? Non lo so, sinceramente, vabbè, sicuramente un po' di cattiveria in più sotto porta per fare un gol più dell'avversario. Loro hanno avuto due occasioni, due gol, noi abbiamo più di due, ne abbiamo fatti due, per cui bisogna essere un po' più cattivi sotto porta. L'obiettivo personale che ti dai? Stai segnando più del solito, De Zerbi è riuscito magari ad aiutarti in questo, tu non sei mai stato un realizzatore comunque. Ti sei posto un obiettivo sotto il punto di vista dei gol o... No, sicuramente non sono mai stato un bomber, anzi sì, sono contento per come sto facendo realizzativo. Di solito mi pongo sempre obiettivi a breve termine, per cui penso a domenica settimana a settimana, per cui fare, ti posso dire in doppia cifra sicuramente, quello sicuramente il mio obiettivo. Tra l'altro il mister te l'aveva detto a inizio stagione, no? Che era un obiettivo Sì, raggiungibile. se no, non arrivavo a doppia cifra mi menavo, per cui. Peccato stavi sfiorando quel gol anche in testa. Sembra un po' una rarità, ma no. Sì, Si è sono cominciato. stato un po' spinto, un po' sbilanciato, però dai, non posso fare gol di testa io. Senti, una curiosità, se fossi rimasto in campo fino alla fine, su quella punizione lì, come andava? Decide il mister di volta in volta, dipende dalla distanza, sei un po' più vicino alla porta, un po' Sì, più... mister decide già prima della partita, mette... Però non lo so, infatti meglio così che sono uscito che così che giro la buttata dentro. Magari tiravo io e la buttavo in curva e finivo 2-1. Siamo contenti che ci ha fatto. Ecco, qual è la difficoltà nel passare dalla capolista a Benevento, affrontata in un certo modo, all'ultima della classe d'Aversa? Come dice il mister, queste partite con squadre importanti, squadre forti come Benevento, per noi è più facile giocare. Invece le partite più difficili da affrontare sono quelle proprio di domenica, per cui vediamo Melfi, vediamo Martina, per cui come ho detto prima bisogna essere più ignoranti di loro e andare lì a prenderci 3 punti. Ecco, dell'Aversa cosa sai? Che tipo di avversario ti aspetti? Ti dico la verità, non so tanto, non so, cioè non, mi dispiace pure dirlo, non so niente, so solo che la nostra squadra lavora settimana per settimana per andare ad Aversa e fare 3 punti. Ecco, c'è un percorso che adesso di 3 giornate avversa Lamezia in casa e poi Salernitana. È un po' qui lo snodo per riprendere la corsa verso i playoff e magari montare. Sì, sicuramente, come ho detto prima, la partita più difficile è quella di domenica, poi alla Lamezia e a Salernitana ci pensiamo dopo, tanto speriamo di sorpassare questo ostacolo ostico come l'avversario umano. Ieri si è chiusa la sessione invernale del calciomercato, insomma il Foggia si è rinforzato con Barraco e Minotti. Che Foggia è adesso dopo il mercato? Quali sono le prospettive nuove che la squadra può darsi secondo te? Se conoscevi quei nuovi arrivati, insomma che Sì, idea hai? Perché mi pare che Minotti è arrivato a Lanciano un anno dopo rispetto a te, insomma quando è diventato giovane. Minotti, vabbè, Barraco ci ha giocato diverse volte contro, tra cui finale playoff Lanciano-Trapani, lo conoscevo. Minotti
lo conoscevo perché ci ho giocato contro ed è sempre stato uno dei migliori giovani della Serie B, per cui sicuramente è come si dice? Sì, sono dei rinforzi importanti che danno una mano a una squadra forte che già lo era prima. Tu che fai assist, hai cercato un assist adesso per... E beh, Sì. insomma, la mia presenza serve anche a questo. Non mi veniva la parola. Insomma, vi danno una spinta maggiore per cercare di Sì, il nostro obiettivo raggiungere i playoff. sicuramente sono i playoff, già da prima che arrivassero loro, per cui, come ho detto prima, è un rinforzo importante che ha fatto la società, siamo contenti dei nuovi arrivati, per cui speriamo che facciano la grande. Rispetto al periodo precedente, questo forse è la fase un po' più di calo, almeno sotto il punto di vista dei risultati del Foggia, anche perché prima avete fatto talmente bene che era difficile, tra virgolette, fare peggio. Secondo te come la state gestendo questa fase qua? Ti dico la verità, ogni anno c'è sempre quella fase un po' così e così. Ti dico la verità che questa fase la stiamo attraversando con tranquillità perché sappiamo che quello che facciamo, sappiamo quello che dobbiamo fare durante la partita. Per cui a volte adesso ci sta andando un po' di sfortuna, un po' gli arbitraggi, così sempre un po' facciamo qualcosa noi, espulsione, fanno qualcosa loro, niente. No, non dico niente, però lasciamo stare. No, siamo sereni perché sappiamo quello che dobbiamo fare già domenica prossima. Ecco, delle decisioni arbitrali, scusami se torno, nelle ultime due partite, qual è la cosa che ti ha dato più fastidio? Penso che domenica è stata una cosa evidente, fallo nostro, penso su Cavallaro, cioè terzino loro doveva andare via mezz'ora prima, penso. Poi ha ammonito Marcello senza motivo, il primo fallo di Peppe, Agnello. mi sembra. Peppe, è stato ammonito. A Melfi ci cacciano Ale, magari beh, proteste e cose, però cioè nel calcio ci sta, però ogni volta veniamo puniti, Rischiate di ci pagarlo steccano. questo, queste espulsioni in qualche modo, secondo te? E cosa potete fare per cercare di evitare, ecco, di No, incorrere in questo problema? sicuramente bisogna evitare di lamentarsi con gli arbitri e fare la nostra partita. Senti Tanto mai abbiamo visto come... anche una fase in cui state cercando un nuovo equilibrio di squadra, perché dopo la sosta, dalla sosta in poi, insomma, avete cominciato a segnare di più, siete il secondo attacco del girone e state subendo però un po' più gol rispetto a quello che era successo fino a dicembre, insomma, quindi state cercando anche dei meccanismi nuovi con un equilibrio che vi permetta di... Sì, dopo la sosta abbiamo lavorato un po' di più sull'attacco con le mezzali, infatti i risultati si vedono, però dobbiamo trovare il giusto equilibrio per fare gol e non prenderli. Della gara di andata contro l'Aversa, cosa ti ricordi? L'ho dato ben poco, era appena arrivato, se non sbaglio, giusto? Non eri in campo, vero? Sono entrato, mi sa, Gli ultimi gli ultimi minuti.